carissime e carissimi, saluto anzitutto i vescovi presenti, i rappresentanti dei superiori dei servi della carità, le rappresentanti delle figlie di Santa Maria della Provvidenza, i responsabili delle associazioni cooperatori, quelli del movimento laicale guanelliano, quelli del movimento giovanile guanelliano, le autorità civili che sono qui presenti, un particolare abbraccio a tutti gli ammalati e un saluto gioioso, intenso ai ragazzi, ai giovani che sono numerosi qui presenti e sono l'espressione molto concreta e tangibile della grande familiarità che vive nelle case guanelliane. Abbiamo sentito le parole del Santo Evangelo che ci riguardano molto da vicino, perché il Santo Evangelo di oggi descrive la scena del giudizio finale e quindi riguarda tutti noi. Saremo anche noi giudicati alla fine e lo siamo già fin da ora, con la possibilità di cambiare sulla base del racconto del Vangelo di San Matteo, dove è detto: tutto quello che avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Allora Gesù stabilisce un legame molto forte, un legame di solidarietà, di fraternità tra lui, figlio di Dio incarnato, e ogni uomo e ogni donna, soprattutto a partire da chi si trova nel bisogno. Fu questa cosa che il santo Don Guanella comprese molto bene, benché nato in una splendida frazione di un piccolo paesino che io ho più volte visitato da bambino e da ragazzo, perché sono nato lì vicino, imparò dai genitori e dalla parrocchia questo respiro grande ed universale, i cui frutti si vedono proprio attraverso la presenza articolata in tutto il mondo dei suoi figli e delle sue figlie. Gesù ha allargato l'idea della fraternità, ha allargato l'idea della famiglia. Per lui la famiglia non è più solo quella della carne e del sangue, ma diventa più larga, prende dentro le relazioni e i rapporti di tutti quelli che lo seguono e attraverso di lui cercano Dio e indagano, domandano il senso della vita. E come ha fatto questo Gesù? Donando totalmente se stesso fino alla morte ignobile sulla croce. Era il peggior tipo di condanna di quell'epoca, croce che lui ha reso gloriosa con il suo amore profondo e che diventa per ogni uomo e per ogni donna, soprattutto per chi è nel bisogno, diventa un motivo di speranza, diventa un motivo di guadagnare un senso del vivere nonostante i condizionamenti, le prove, i disagi, le limitazioni che sono proprie di ogni uomo e che qualcuno sperimenta in maniera più drammatica. Avete trovato una famiglia nelle case e nelle opere guadagnane, e coloro che
si dedicano a Dio, a Gesù, alla Chiesa e agli altri, vivendo lo stile di vita di San Guanella, sono chiamati a perpetuare questa nuova famiglia, questa nuova fraternità, questa nuova familiarità, incontrando chi è nel bisogno e nel bisogno grave e facendolo sentire di casa, facendolo sentire a casa sua, come ho potuto io toccare con mano, soprattutto nella mia giovinezza, frequentando l'importante casa guanelliana di Lecco. Una espressione che il santo usava sempre e che pronunciò anche sul letto di morte è questa: in caritate Christi, cioè nella carità di Cristo. Ma chiediamoci, lo dico soprattutto ai più giovani, che cos'è questa carità di cui noi cristiani parliamo spesso? Che cos'è? In cosa consiste? Consiste nell'imitazione del grande santo vostro padre e nostro padre nel dare pazientemente la vita giorno dopo giorno attraverso tutte le circostanze che ci vengono date, dentro tutti i rapporti, nel donare la vita come il santo la donò ad imitazione di Gesù. Ma dove possiamo incontrare questo modello di carità? E noi lo sappiamo, anche i più giovani, anche i più piccoli qui lo stanno imparando dal catechismo. Lo troviamo proprio in Dio, perché il Dio cristiano, come voi sapete, è uno e trino, cioè è una circolazione di carità, di amore. Il Padre si dona tutto al Figlio e il Figlio gli risponde donandosi, e il loro amore è così forte, è così grande, che genera lo Spirito Santo, che è il legame tra il Padre e il Figlio e il frutto dello stesso legame, così perfetto come legame, così perfetto come frutto, che è egli stesso Dio. Allora noi cristiani impariamo l'amore da Dio stesso, e Gesù è venuto a rivelarcelo, a dirci qual è il volto di Dio. Prima che lui venisse noi avevamo un'idea generica di Dio, l'uomo cercava Dio a tentoni, mentre Gesù ci ha insegnato che Dio è Padre, ci ha donato sulla croce il suo Spirito, lo Spirito Santo di Gesù, perché impariamo ad amare, a volerci bene tra di noi. Ecco perché San Paolo oggi dice che noi siamo un solo corpo, cioè una famiglia. Io questo ho potuto approfondirlo un poco in queste 3 settimane che ho passato al Sinodo dei Vescovi, in cui 270 vescovi di tutto il mondo, più talune famiglie e altri, hanno riflettuto sul senso della famiglia e abbiamo scoperto che il valore insostituibile della famiglia come rapporto stabile e fedele tra l'uomo e la donna e aperto alla vita deve diventare il criterio, il modo con cui noi viviamo, soprattutto noi cristiani, viviamo dentro la famiglia umana. Ci deve essere posto per tutti, qualunque sia la storia di ciascuno di noi, al di là dei nostri limiti, dei nostri difetti, dei nostri peccati, delle nostre contraddizioni, dei nostri errori, al di là delle nostre fatiche fisiche, delle nostre malattie, al di là di tutti i nostri disagi, abbiamo bisogno di braccia amorose come quelle di San Guanella, che ci accolgano e ci facciano sentire a casa nostra. Come sarebbe diverso il mondo se noi e gli uomini
portassimo dentro la realtà di tutti i giorni lo stile di vita di questo grande santo. Per concludere, mi piace citare una delle sue affermazioni che considero tra le più belle. Diceva nel Catechismo per le anime che aspirano alla perfezione: tu compi un'opera di misericordia, e il Santo Vangelo di oggi ce le ha descritte, quelle cosiddette opere di misericordia corporale. Tu compi un'opera di misericordia quando vieni caricando, come bella quell'espressione lì, ragazzi e giovani, riflettete su questo, caricando nel tuo cuore. È l'idea del caricare sulle spalle qualcosa che può sembrare un peso e che invece nel cuore diventa un giogo leggero. Non è più un peso, ma è una dilatazione del cuore, è un imparare ad amare. Quando vieni caricando nel cuore le infermità umane al fine di provvedervi. Ecco, mi sembra una bella definizione di tutte le realtà delle congregazioni, delle realtà laicali connesse alla figura di questo grande santo, e ringrazio voi tutti per la testimonianza bella che date nella Chiesa, e veramente, veramente dobbiamo oggi essere pieni di gratitudine e pieni di letizia per questa bella festa, questa bella ricorrenza a cui le nostre diocesi lombarde sono particolarmente attente e a cui anche la diocesi di Milano, a partire dall'amicizia del beato cardinal Ferrari con Don Guanella, è in modo del tutto speciale onorata. Siamo onorati di questa santità e siamo grati perché voi la rendete presente. Siamo grati ai consacrati, siamo grati agli ospiti, siamo grati ai bambini, ai ragazzi, ai giovani che cercano con la compagnia di Don Guanella la strada giusta per il loro cammino in una società non facile ma piena di avventure, che ha solo bisogno di uomini e donne veri, autentici, cioè uomini e donne che tendono alla santità. Amen.